Buona domenica e buon fine settimana, cari amici social follower del vostro Deluxe. Non è una battuta l'immagine di video copertina, ma il calcio italiano, dopo la bruttissima, e sottolineo bruttissima, figura del campionato europeo di calcio 2024, dove praticamente l'Italia è come se non fosse mai scesa in campo, ha bisogno di un netto, radicale, drastico cambiamento per quanto riguarda le riforme del calcio nostrano, perché io, come penso tanti altri amanti del pallone, siamo dell'idea che in un campionato, cioè la Serie A, dove dovrebbero prevalere giocatori italiani e quindi ridurre di molto 70-80% gli stranieri, e invece è nettamente il contrario, e ci ritroviamo praticamente a solo quelle due o tre squadre che hanno, diciamo, un valore più italiano che straniero. Ma appunto, questa eliminazione agli ottavi di finale contro la Svizzera, che poteva essere anche mancato passaggio del turno già contro la Croazia, deve far riflettere soprattutto i piani alti del pallone a tinte tricolori, perché così non si può sicuramente proseguire su questa strada, ci vuole un netto cambiamento. Speriamo che vengano prese decisioni importanti, e quindi chissà, eventuali dimissioni, no, Gravino e quant'altro, cioè, potremmo dire troppo brutto per essere vero, ma è la realtà. Gioco zero, idee zero, costrutto zero, quindi niente, eliminazione assolutamente meritata. E appunto a puntini puntini cercasi riforma del calcio italiano assolutamente in tempi brevi. Meno male che insomma abbiamo comunque per esempio il tennis, che ci apprestiamo a vivere Wimbledon da domani con i tanti italiani e le italiane, Pecco Bagnaia in MotoGP, vabbè, le Ferrari ormai sono passate alla storia, è negativo. Noi ci vediamo ai prossimi appuntamenti, ciao!